prima volevo dire al governatore, mi sto agitando perché mi agita più che dirigere tutto Wagner, fare gli incontri così, senza musica, senza musicisti vicino, fa paura. Però è importante, incontrarsi, ecco. Della musica è come focolare a cui sedersi tutti intorno, no? Come dico sempre, noi abbiamo un vantaggio che è una lingua, non è universale, ma fa una cosa fantastica. Permette a tutti di avere il proprio dialetto, la propria lingua. Non si sa più di chi è, da dove arriva, diventa un'unica grande società dove ognuno ha quella funzione fondamentale di dare il proprio apporto, la propria competenza, una parola importante in questo periodo, la propria esperienza. E poi, e questo non riguarda solo chi ha uno strumento in mano, ma che quello scambio diventa insieme a chi non ce l'ha lo strumento in mano. E quindi i teatri, gli auditorium devono avere la porta aperta e noi dobbiamo avere la porta aperta. La Regione Puglia ha avuto il privilegio di poter offrire a tutti i cittadini questo incontro molto molto atteso e devo dire emozionante. Noi stiamo collaborando col maestro Bosso davvero da tempo, con grande empatia, costruendo legami anche umani molto profondi. Questo legame ci auguriamo possa contribuire, diciamo così, ad un'educazione musicale del popolo pugliese che solo un grande carisma come quello di cui stiamo parlando può accelerare e rafforzare. La musica non è una cosa del passato, non è archeologia, è vita ed è soprattutto costruzione della personalità di chi l'ascolta. E la personalità è fondamentale per vivere in un mondo complesso, duro, difficile, competitivo, dove ogni sapere, compreso quello musicale, può renderti migliore e più capace di reggere alle difficoltà della vita quotidiana.